He had no choice. And neither did I. Erla, sì. Io alzo le mani, raga. Alzo le mani. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Space Gamers, benvenuti a questo nuovo video su Wukong. Ci troviamo nell'episodio extra, perché vi avevo detto nello scorso, nel finale di serie, se c'erano i presupposti per fare un altro episodio con la recensione, l'avremmo fatto. Ebbene, dobbiamo sconfiggere il boss segreto del gioco. Per molti è addirittura il boss, il vero boss finale del gioco. Quindi sarà molto molto complicato. Per sbloccare questo boss ci troviamo qui nella grande pagoda. Dobbiamo fare tutte le zone segrete del gioco e uccidere tutti i Long. Nella serie abbiamo fatto tutti i Long, ma ci mancava soltanto la zona del vulcano, che ho fatto off camera. Una volta fatta, eccoci qua. Ci siamo, dobbiamo parlare con il Bimbo Buddha, il ritorno del grande Bimbo Buddha, che ci sbloccherà la boss fight segreta. È una boss fight molto difficile. Ho visto qualcosina. So già chi è, ma adesso lo vedrete. È un personaggio che ho nominato spesso ed era strano non ci fosse in questo gioco. Si poteva aprire a un seguito, però l'hanno voluto comunque inserire e hanno fatto bene secondo me. La boss fight è divisa in tre fasi, quindi sarà molto complicata. Ma vi raccomando il supporto al canale con mi piace al video e l'iscrizione al canale. E a fine, dopo aver fatto la boss fight, faremo anche una piccola recensione, come facciamo sempre durante il finale di stagione, il finale di serie. Il finale di stagione è un'altra cosa. Andiamo. In his steps you've trod, from his eyes you've seen. The circle has led you back. Have you gleaned any truths? Long has an old friend waited for you. Destiny ripens. This last mural holds the key. Go forth. No one sees this myth more clearly than him. Siamo pronti a farci fare il culo. Ed ecco spiegato perché non c'era la zona segreta nel capitolo 3, perché la zona segreta è questa, è una singola boss fight, ma che boss fight sarà? Prepariamoci a prendere una caterva di mazzate. Ho voluto un attimo dare priorità a qualche episodio di Enotria, per poi riprendere l'ultima pubblicazione di Wukong. Adesso però ho i tasti di Enotria in testa, quindi dovremo prima prenderci un attimo di mestichezza di nuovo con i tasti di Wukong. E dobbiamo imparare il moveset, perché questa sarà la sfida più ardua di tutto il gioco. Noi ci siamo equipaggiati con il ventaglio, sempre il non abile, il mitico intramontabile non abile che abbiamo usato per tutto il gioco. La build è la stessa praticamente di quando abbiamo sconfitto il vero Wukong, quindi non ho cambiato nulla. Speriamo che vada tutto bene, speriamo che lui sia debole alla paralisi, cioè che possiamo infliggergli paralisi. Altrimenti sarà un grosso problema. Facciamoci il segno della croce. Abbiamo qua il checkpoint e siamo pronti. Eccolo là, guardate. Lì c'è l'edificio dove ci sta aspettando una vecchia conoscenza, che è un vecchio amico di Wukong. Adesso siamo noi Wukong e quindi ce la pigliamo in culo noi. Shame, I must greet you in this bitter cold without a hearty drink. It's no easy feat getting here. I know you didn't come to keep me company. In your heart, there must be something you can't get over. Or someone you can't let go of. Same goes for me. I can't kill that monkey. No one can. Except himself. But at last, I see. This is the only way. He had no choice. And neither did I. Ma perché? Ma perché a me? Ma perché a me? Perché? Allora, vediamo subito la paralisi. Ovviamente combatte anche il cane, ovviamente. Oh! La paralisi funziona. Ah, lui ha lo scudo. Mi sa che possiamo distruggerglielo con il ventaglino. Ma sono equipaggiato apposta.
perché gli leva un sacco di roba. Ok, perfetto, ragazzi, stiamo andando bene. Vai, scimmiettina, che è troppo bella. Ok, non abile, sempre intramontabile. Beh, i danni ci sono comunque. Mi aspettavo meno danni. Invece ci sono. Bella schivata. Oh, ti ho interrotto, razza di scemo. Becca di qua. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sono scattati. Bene. Benissimo. Mi sciotta. Fantastico. Attenzione. No. Ho mancato il 4. Ho mancato il 4. Sono scemo. Sono scemo. 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 Non fare cose strane, eh? Mi ha stunnato. Eh sì. Boh, vai. Che fai? Vabbè. Oh mio Dio. L'ho schivata. Incredibile. Aia. Ah, si è rimesso lo scudo. Fantastico. Trovo poco il nostro tornadino. Allora, forse dovremmo metterci. Ho sbagliato tasto, però va bene così. Va benissimo così. Vai, 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 vai. Vai il nostro Maher. The Return. E il fatto che si mette così tanto. Boh, che bello. Bellissimo. Il fatto che si mette così tanto lo scudo, però, è un problema. Vai, Maher. Vai, Maher. Sì, bravo, Maher. Bravo, Pasquale. Madonna. Fa troppo danno, ragazzi. Ma quanto è figo. Oh, il cane di merda. Ovviamente lui ha la lancia, ragazzi. E so anche che ci sbloccherà la sua lancia a fine fight. Eccola qua, la nostra lancia che volevo usare alla fine del gioco. Aia. Si muove a piroette, non si sa quando attacca. È troppo bello. Menchia. Non funziona la paralisi. Porca miseria. Questo non va bene, eh? Che gli devo dire a questo, ragazzi? Mi ha schivato pure. Mi ha schivato pure il colpo a tre. Dai, che cavolo. Sì, qua servono 10 pozioni, raga. Per forza. Se no, dove andiamo? Nessuna parte. Ovviamente non mi prende quando attivo la pelle di pietra. Fantastico. Aiuto. Ok, questa è la mossa sua definitiva. Non mi ha shottato però questa volta. Chissà perché. Però non gli abbiamo levato nemmeno lo scudo, raga. Un grosso problema questo, mannaggia. Sicuramente possiamo mettere anche una terza volta. È tosto, molto tosto. Non funziona la paralisi, ragazzi. Questo è un grosso problema. Dobbiamo cambiare, forse. Aia. Forse dobbiamo metterci il blocca magie. O l'anello di fuoco. Madonna, 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 madonna. A tre. Ok, l'ho preso. Buono. Ai, ti permettere, eh? Aiuto, aiuto. Appare. Madonna, ragazzi, mamma mia. È molto lento l'attacco. Attacca un sacco di volte, ma ritarda tutti gli attacchi. Quindi il tempismo è veramente strano. Ma se evocassi Maher in questo momento... Maher! Aiuto, che fai? Anche lui, non è giusto? Mi ha annullato la trasformazione. Fantastico! Meraviglioso! Che cacchio devo dirgli a questo? Mortacci suoi, veramente blocca magia devo usare, raga. Aia. Hai finito? No, non ha finito. Per niente. Devo sbloccare la seconda volta il tornado, se no è un casino. È impossibile. Usiamo blocca magia, ragazzi. Le magie non servono a niente. Ho messo blocca magia, ragazzi. Vediamo come va. È la prima volta che la uso. Devo giusto vedere che cosa consiste. Cioè, quanti sono i danni in più. Facciamo così. Sempre iniziamo in questa maniera. Tornadino. Easy. Dobbiamo massacrarlo il prima possibile e farlo andare subito nella seconda fase. E poi sicuramente avrà una terza fase, eh? Perché si sbriga troppo velocemente ad andare in seconda. Ok. Becca di questo a tre. Buono. Benissimo. Benissimo. Pronti alla blocca magia. Vattene via. Io questo non riesco a schivarlo. Non lo so. Allora, questo così. Doppia schivata, tripla schivata. Niente, mi blocca. Mi fa sempre così. Blocca magia. Let's go. Andiamo. Non so, aspetta. Che massacro, pezzo di vomito. C'ho il bastone gigantesco adesso.
ti massacro. Buono. Via, 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 via. Mortacci tuoi. Pozione grossa. Vediamo folgorazione. Ok. Buono. Ok. Via. Allora, il mana è finito. Ah, perché me lo consuma tutto. Ottimo, ottimo, ottimo. Aia. Madonna mia. Erlang, sei troppo bello, però. Guarda, guarda. Qui crea quella zona piena di spuntoni. Aspetta, mi fai curare. Cane di me, cane di me. Buono. Abbiamo quasi a 4, eh. Ok. Spremete. Boom, te. Mamma mia, che bei dannoni. Il mio team, tipo... Ah, posso... anche il, lo spirito non devo usare. Anche il cimelio. Ok, questo potrebbe essere un problema. Però gli abbiamo levato più vita rispetto alle scorse volte. Ok. Questo ne vai. Me bevo. Che fai? Che fai? Aspetta. Freezer, mortacci tuoi. Oh, basta? Basta, troppi raggi. Troppi raggi per i miei gusti, eh. Questo sembra essere più o meno schivabile. Questo forse no. Erla, sì. Oh, muori. Ti ripeto lo scudo. Questa è la terza fase. Ottimo. Perché l'hai fatto? Scimmia, perché l'hai mancato? Scimmietti. Mannaggia il target. Mi ero dimenticato il target di sto gioco. È un po' così e così. Eccoli qua. Bah. Fatto il parry. Bravo. Io non posso annullare la blocca magia. Anche la trasformazione mi blocca. Allora, come possiamo ragionare? In realtà potremmo ragionare che il fatto... Usiamo la trasformazione subito e poi usiamo blocca magie. Ancora mi stai attaccando! La madò! Erlang, ero tuca! Guarda che scelta ne ho fatto, mo, guarda! Ma dai, scemmia di merda, dai! Non puoi mancarlo con questi attacchi! Mi rifiuto! No, no, già lo scudo si è messo questo. Terza fase. Ora fa attacco freezer. Oh, tecnicamente. Ecco, ma io non devo parlare, non devo parlare. Meno male che posso pigliare pozioni. Ok, ci siamo? Aspetta. Mi sono già scordato cosa faceva. Che faceva? Ah, con questa cosa. Va bene. Beccami questo. L'aiuto. Fatto delle schivate completamente a caso. Pozioncina. Oh mio Dio. Che fa ancora? Oh, a spammone di me. Vabbè. Hai finito? Mortacci tuoi? L'ultima pozioncina. Però anche quella grossa, da usare. Vado a uscire da sta zona. Raga, può fare quello che vuole. Può fare quello che vuole. Lui fa quello che vuole. Io sono solo il suo sacco da boss. Ma si è buggata la cosa. Si è buggata pesantemente anche. La boss fight di Erlang è partita, ma io sono, sto ancora arrivando. Mi scusi, signor Erlang. Non posso entrare. Bene. Signor Erlang, abbiamo un piccolo problema. Io non posso entrare nella boss fight. Mi uccida, non lo so, ma prova a suicidarmi, non lo so. C'è un piccolo problema. Il problema è che non posso suicidarmi, io mi sa. Perché ci sono i muri invisibili. Sì. Allora, speriamo che Erlang mi arrivi allo sportello. Mi riceva. E mi uccida. È interessante, molto interessante. Come faccio a farmi uccidere adesso? Cioè, è come se mi avesse contato che io sono dentro la boss fight, ma non sono dentro la boss fight. Allora, questa non la mettiamo nella recensione. Cioè, nel senso, non la contiamo come recensione. Però c'ha qualche problemino. Qualche problemino non troppo grave. Perché se si risolve subito, io spero si risolva subito. Chiudo il gioco. Rientriamo. Speriamo che Erlang si sia un attimo calmato. Perché se mi ha salvato lì, è un problema, perché non posso affrontarlo. Cioè, la boss fight parte, ma in realtà non è partita, quindi... Sì.
Però Wukong, non mi faresti scherzi, ti prego, ti prego. Ecco, se si bugga completamente, il file si corrompe, questo rientra nella recensione. Rientrerà come recensione negativa, perché questi sono bug molto gravi. Il fatto che si distruggono i file di gioco, i salvataggi, è molto grave. Quindi speriamo non succeda. Anche perché, ragazzi, queste sono recensioni personali. Quindi è tutto basato sulla mia esperienza. Se mi capitano cose gravi, purtroppo questa cosa deve andare a inficiare in qualche modo nel gioco, nella recensione, nel voto finale, quel che è. Vi prego, non buggate niente, perché anche perché questa boss fight la volevo fare, è la boss fight più difficile del gioco, si vede, siamo già a un'ora di registrazione e mi sta facendo il culo, quindi vorrei riuscire a ucciderla, a sfidarla. Aspettate che forse si è risolta la situazione, speriamo. Wukonghino, ti prego non esserci il muro, ti prego, ti prego, dai, ti prego. Abbi pietà di me, gioco. Abbi pietà di me, di questa recensione che devo andare a fare a fine video. E a me che devo prendere mazza da Erlang. Oh, meno male. Meno male, ragazzi. Meno male. Servirebbe il target, però. Io sto schivando completamente a caso, Non ho una tempistica di sta roba. Di solito lo schivare a caso funziona, quindi lo faccio. Solo per quello. Attenzione qui, attenzione qui, attenzione qui. Ecco, questo non l'ho mai schivato in vita mia. Zero. Peccato, potevo fare la perfetta. Bellissimo, bellissimo, scimmietta, ti voglio tanto bene. Ok, madonna, sto attacco. Mamma mia, non posso entrare là dentro. Lui può attaccarmi quante volte vuole adesso. Ma è brutto. Ok. Questo non me l'ha fatto così tanto spesso. Oh, continua, 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 continua. Guarda, guarda quanti attacchi fa, ragazzi. Avete visto? Impressionante. Oh no, oh no, 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 no. Boh. Ok, io non so cosa dirgli, sinceramente. Ok. Bello. Peccato, peccato. Era perfetto. Se l'avesse preso era perfetto, porca miseria. Continuo a farmi i suoi counter. Impossibile da fermare. Aia. Ultima pozioncina. E ci siamo. Sta spammando sta mossa come se non ci fosse un domani, eh. È incredibile. Non lo so il tempismo di questa, non lo so proprio. Zero, zero carbone. Vai, dietro di me, ovviamente. C'ha troppe robe da tenere a mente. Poi le prese non le riconosco. Mi sembrano attacchi normali. Poi niente, escono le prese. Potrei giocarmi il coso per... Guarda, guarda, continua, continua. Meno male, va. Continua, cioè dopo aver fatto quello schianto che ha fatto 5-6 colpi, anzi anche di più, continua, ancora, 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 non la smette mai, ragazzi, è devastante. Altro taglio brusco, ragazzi, perché ho cambiato un po' di carte in tavola, ho messo l'armatura del toro che ci dà tantissima difesa, ho anche fatto il respec alle pillole, mi sono messo tutta la difesa possibile, a discapito di un po' di mana che tanto non lo useremo. Vediamo, siamo ultra difensivi in questo momento, non abbiamo grosse resistenze al fulmine, però abbiamo le pillole in questo caso, ma abbiamo in tutto questo una brutta notizia, ovvero non abbiamo più la pillola ritrovanima, quindi non possiamo più avere la seconda chance. Non posso craftarla, io mi ricordo che potevamo farlo, ma non possiamo farlo, quindi siamo nella cacchina. Ora io ho sbagliato col tornado, abbiamo già mancato una cosa importantissima. Però forse la riusciamo a recuperare. Andiamo, mio caro. Noi dovremmo essere ultra dancosi in questo momento. Spero un attimo che possiamo resistere un po' di più ai colpi di Erlang. Vediamo. Anche perché ogni volta che ci colpisce tecnicamente dovremmo avere ancora più difesa. E già abbiamo di base ancora più difesa rispetto a prima. Ok. Piano, piano Erlang, per favore.
Per favore non piangere. Non ci rimane male. Ok. Abbiamo perso comunque un sacco di vita. Dovrei usare... Sì, usiamocela, va. Ok, dai, dai. Vediamo come va questa prima fight con la nuova armatura, il nuovo setup. Dai, siamo più incavolati che mai. Ci metti. Via. Aia. Devo trovare un buono spot per usare la concentrazione a 4. Questo è un buonissimo spot. Diventiamo il nostro Maher. Bello usare Maher con l'armatura del toro. Ci sta. È molto azzeccata questa cosa. Andiamo Maher, picchia la tigre. La tigre infame. Per te sole, frust di Maher. Mortacci tuoi, Erlang. Ora, è un problema che dobbiamo arrivare alla trasformazione. E lui non so se ce la farà fare così facilmente. Ce la facciamo, Maher? Ce la facciamo, dai. Ok. Fammi la tua spadina. Come fai a prendermi? Come fai a prendermi con ogni cosa? Maledetto! Non ti sopporto. Ok, potremmo anche trasformarci in realtà. Sta bomba d'urto, raga, è inschivabile per me. Ok. Vai bere. No, non voglio consumare la magia perché voglio usare il cimelio di nuovo. Ah, io faccio più danni, ragazzi. Non so. Questa mia sensazione. Forse la build nuova che mi fa vedere cose nuove. Non lo so. Ok, mio caro Erlang. Abbiamo 3 pozioni. Abbiamo ancora la possibilità di giocare il nostro tornadino. Forse siamo messi bene in questa fight. Eh? Non cattiva vittoria, però. Il problema è schivare questi attacchi. Gli attacchi della terza fase. Questo più o meno. Forse l'ho capito. Non è vero, sto scherzando. Però vedi, ci fa molti meno danni adesso. Mi piace, mi piace. Grande toro. Ottimo. Madonna, madonna. Guarda quante volte attacca, ragazzi. È troppo impressionante. È troppo impressionante. Fa troppa paura per quante volte attacca. È troppo esagerato. Vabbè, rotazione pure. Mi piglio la medicina per resuscitare. Ok. Dove siamo? Che stai a fa? Ecco qua. Madonna, ragazzi, però veramente si mette alle spalle e mi fa gli attacchi pure. Mamma, mamma. Bevo, grazie. Ma la fai fare un colpettino forte? Ovviamente no. Come faccio a fargli danni se mi para ste robe, raga? Come faccio a fargli danni? Dove vai? Madonna mia. Insopportabile. Oh, c'ho il tornado. Ovviamente counter. Fammi bere. E niente, mi deve prendere per forza quell'onda d'urto. Per forza deve prendermi. Ecco qua. Tornado, basta. Le spade, le spade. Le fottute spade, ragazzi. Mio Dio. Facciamo così. Ok. Fammi attivare questo, va. Vaffancacchio, Erlang. Pezzo di vomito. Potrebbe essere una giusta strategia questa, eh. Non sono mai arrivato a questo punto. Mai, mai arrivato a questo punto. Tecnicamente potrei essere morto, ma c'ho la mia seconda chance, vero? Vero? Sì, ho la seconda chance. Eccoci qua, Erlang. Come ti levo sta vita? Ah, boh. Non lo so. Oh no, oh no. Perché sta mossa mi devi fare? Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ok. Che palle, che Erlang, che palle. Vabbè, dai, mamma mia. Vabbè, ma perché? Perché mo inizi a spammare sta mossa? Ok. Almeno, posso? No, non posso. Io alzo le mani, raga. Alzo le mani. Non ce la faccio. Non ce la faccio.
Non ce la faccio. Arrivare a quella vita, poi lui ti attacca da 7 km, spamma la sua mossa dal cielo, spamma i raggi, ha tutte le sue mosse. Come faccio ad avvicinarmi? Ci siamo. Prima fase è andata benino. Dobbiamo cercare di arrivare all'ultima fase decentemente. Ok, buono. You can save neither him nor the bull king. Attacco maledetto. Buono, via scudo. My spirits, buon. When he was dragged to the execution yard, sword and spear were dulled, cleaver and cudgel crumbled, and yet he emerged unscathed. Yet he gave his life to put you in this place. Okay, ci siamo. Let me see when Tornado è a metà. Dobbiamo colpirlo ancora un po' di volte. Aia. A tre. Peccato. Mi stava pure attaccando. Pezzo di vomito. Boh, prendiamo pozione a caso. Dobbiamo pigliarci anche questa qua. Mi aumenta l'attacco. Lo so, sono troppo fiducioso di me. Troppo fiducioso di me. Troppo. Ok, bravo. Mannaggia ste spadine. Ok, non sta attenti qua. What comes hereafter? This life's done. Young monk. Per sicurezza. Ecco. Show me how far you can go. Mannaggia. Pure, Mio Dio, Erlang. Devi darmi un secondo di respiro, però. No, non me lo dà proprio. È tornato quando cacchio si decide ad arrivare, eh? Non si decide. Prendi questa pozione subito. Dai, scimmia, muoviti, porca la miseria. E dai. Dove stai? Vieni qua. Meno male che mi ha consumato i punti di concentrazione, veramente. Ingestibile. Ok, dai. Tornato, dove sei? Vabbè, va. Abbiamo le pozioni, ce le abbiamo. Eccolo. Paura. È attivato? Sì. Ottimo. Prendiamo pozione per sicurezza. Andiamo. Via ste cacchio le cose. Andiamo.
Scemia, scemia, scemia. Mi fai pigliare le pozioni, per Dio, grazie. Altre scemie. Oh no, proprio questo dovevi fare. Ottimo, 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 ottimo. È uno stupro di Erland. Dai, mi ha schivato un po'. Dai, scemi, scemi, scemi. Oh mio Dio. Dai, scimmietta, dai, scimmietta. Ok. Non sto capendo molto quante scimmiette stanno qui, eh. Ulvito, basta. Ho deciso io. Fermi! Zitti! Zitti tutti! Ho fatto una lagata incredibile! Fermi! 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 Altre due fasi. Cristo santo! Let us get drunk before we continue this fight. Madonna, devo stare super concentrato. Super concentrato. Non posso perdere queste due fight che ci aspettano. Se no non ce la faccio, ragazzi, se no non lo faccio più. Devo stare tranquillo, devo calmarmi. Speriamo non siano impossibili come questa fase. Sono come questa fase e mi ammazzo. Non lo faccio davvero, raga. È troppo complicato. Finalmente si gode. Finalmente è il mio momento di godere. Quanto è brutto Erland trasformato. None has what it takes to push me into this, but this monkey. I've been thinking of you every day since. Scimmia di pirra fortissimo. Ah, ma c'ho gli amichetti, ecco. Va bene, ok, tutorial, grazie, almeno. Ragazzi. Ragazzi. Si è bloccato. No, 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 si è bloccato, si è bloccato. Si è buggata la boss fight. Ma non è possibile. Oh Gesù, non riesco a muoverlo, non si può muovere, non si può muovere. A meno che non è scriptata. Vediamo se mi riesce a sbuggare in qualche maniera. No, ragazzi, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere che sia buggata la boss fight. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. No, no. Non esiste questa roba. Non esiste che sia buggata la boss fight. Non esiste. Dai, così mi fate scendere il gioco in una maniera epocale. No! No, ragazzi, si è buggato il gioco. Si è buggato Wukong in maniera pesante. Mi sta compromettendo la boss fight. Non ci voglio credere. E mo? Non capirà mai che si è bloccato. Io rimango qua. Se si bugga, ci vediamo. Se no, forse passeremo direttamente alla parte recensiva. Perché io ho Erlang di nuovo, non so se lo voglio riaffrontare. Ragazzi, ragazzi, ho ricaricato e sono tornato in questo punto. Meno male, meno male. Ok, buono, buonissimo, buonissimo. Che botta di culo. Ho chiuso il gioco e l'ho riaperto e mi ha portato qui. Meno male, meno male che ha capito che non è stata colpa mia. È colpa sua. Andiamo più tranquilli, non lo so, non so come fare a non farlo buggare. Porca miseria, mi sono cacato sotto, ragazzi.
Dovevo rifare Erlang e sicuramente non lo facevo. Anzi no, bugia, ci riprovavo, raga, perché voglio vedere, voglio vedere almeno la sua boss fight qui. Almeno questa voglio vedere. Poi se ce la facciamo è un conto, non ce la facciamo è un altro conto. Beh, la vita ce la prendiamo abbastanza anche. Però non ci bugghiamo di nuovo. Ottimo. Questo combattimento è fichissimo. Allora, purtroppo il fatto di quel bug potrebbe farmi rivalutare un attimo il gioco. Ricordo che sono su PS5 io, quindi potrebbe essere anche soltanto un errore di PlayStation 5. Però, ecco, io devo recensire la mia esperienza di gioco, ragazzi. Ci tengo a ribadire questo. E quindi, siccome la mia esperienza di gioco è capitata sta roba abbastanza grave, un po' come è successo con Enotri, Devo ragionare anche su questa cosa qui. Massacriamo questo. Vai. Spero che non si bughi. Ecco, questo è un attacco combinato. Arriva scimmia di pietra forte. Sono troppo contento che non si è buggato. E non mi ha fatto ricominciare da capo. Dai, non mi hai preso. Pezzo di volta. Forse il gioco non riesce a reggere tutta sta roba. Forse non riesce. Forse è troppo esagerato pure per lui. Non so se è scriptata sta roba. Sì, immagino di sì comunque. Ok, abbiamo sistemato questo. Anche se l'avevamo già visto, però voglio provare questo, ecco perché. Ok, i cazzotti di ghiaccio abbiamo. Buono. Fantastic. Massacro a tutti a dovere. Cerchiamo di rimanere comunque il più in vita possibile. Anche qua si è andato. Oh yes, chi è? Ma andiamo di qua. Dove vai? Ho fatto un salto incredibile. Boom. Ottimo. Ottimissimo. Ti prego Erlang, non essere così forte. Ti prego Erlang, non essere così forte. Ti prego Erlang. Abbia un po' di pietà. Abbiate un po' di pietà. Cioè, è una boss fight nuova con una tecnica nuova che è la scimmia di pietra. Spero non sia impossibile, riesco a fare un first try. Senza dover rifarmi tutto sto casino ogni volta. Ok, buono. Manca l'ultimo? Sì, non si è buggato. Che meraviglia. Che meraviglia davvero. Dove te ne vai? Vieni qua. Fatti massacrare. Che tu mi hai fatto buggare prima. Ne sono sicuro. Non è vero, non è colpa tua però. Vai triangolo. Prendiamoci un po' di vita. Oh yes. Ottimo. Erlang. Pronto? Io prontissimo. Ci siamo ragazzi, l'ultima fase. Siamo ragazzi, mi sto cacando nei pantaloni. Voi non avete idea. Ok, tiriamo subito questo. Becca di madonna ragazzi, il frame rate non esiste. Zero. Ok, vita recuperata, ottimo. Fantastico. Un pugno di ghiaccio ti meriti. Prendiamoci i punti di concentrazione. Oh oh. Aia. Aia. Però non c'è attacchi che mi one shotano.
Ghiaccio. A 4, dai. Fantastico. No, mi ha bloccato. Però non mi ha consumato tutti i punti di concentrazione. Brava scimmia. Allora, non dico niente. Sto zitto che è meglio. Pasquale, devi starti zitto. Per il tacchio fai. Fantastico. A 4. Buono. Vediamoci un po' di punti di concentrazione. Sono le nostre pozioni queste. Madonna scimmia incazzata. Mantetes. Our battles always were down my edge. Perché dovete sempre esagerare? E perché questa cosa mi piace? Mi piace tantissimo. Ora mi sa tanto che è veramente imbestialito. Quante armi c'hai, Erlang? 200 milioni. C'hai la lancia, la spada di fuoco, la mazza, c'hai tutto, c'hai. Oh mio Dio. Vita. Ok, full vita, buono. Buonissimo. Che è sta ficata? Io ho parato tecnicamente. Vabbè, non fa niente. Vabbè, la frusta. Mio santo Dio, che sto vedendo. Ok. Pugni di ghiaccio. La nostra tecnica più potente. Anche unica, forse. Mi ha preso malamente. Oh mio dio. Un po' di vita, grazie. Va bene. E bilanci le cose. Erlang pure in questa versione rompi le scatole, eh? Impressionante. Io spero non abbia altre fasi, altre armi. Come una scimmia. Tanto mi piace quando tiri i cazzotti. Aspetta. Ok, andiamo. Aia. Mannaggia. Ovviamente c'è un'altra parte scriptata. Oh, che fai? Mi ha ucciso? Penso sia scriptato. Spero di sì. Oh, mi sto riprendendo la vita. C'ho la rigenerazione. Ora i pugni dorati. Per un attimo ho pensato che si stesse buggando. Per fortuna non è successo. Oh, c'ho un attacco nuovo, mi sa. Aspetta Erlang. Che cacchio è sta roba? Non lo so, non ho capito. Non lo fa attivare. Usa il triangolo, per favore. Grazie. Oh, meno male. Forse adesso posso attivarlo? Non me lo fa attivare, raga. Erlang, per favore, esplodi. Dai, l'avevo attivato la pelle di pietra. Madonna. Sì, un cazzo di scimmia. Bella schivata. Deve esplodere questo rombo. Madonna, che cazzotto ti sei beccato. Perché non mi fa attivare? Consuma concentrazione per lanciare. La concentrazione ce l'ho. Aia. Non è che devo avere 4 pallini? Ho sbagliato. Attenzione. Ma devo morire, è deficiente. Giusto per provare la tecnica nuova. Vabbè, ho capito, Erlang. Un cazzo di cagato. Bellissimo. Abbiamo sconfitto Erlang. Ancora non ci credo. Yeah.
dicelo senza paura. Io non ho paura di questo scontro. I hear tell this Yao Guai is high rank a thousandfold above that king. As his sire, he reveres me, and like a deity, he serves me. How dare you think I'm his slave? Kindly chant the loosening spell and release that, Tathagata, so that you can see that my headman and I can be free. But Yao Guai said he knew somewhat. Surely he's no mere mortal. He must be somebody from the court. Great. The journey ends here. Keep those eyes wide to bring open. Watch me rip it off. And break free! The wind is his. My brothers tested you at my behest. All for this day. And only now do I understand that fight. No prestige can shackle him. No band can keep him caged. A mortal death for an unbound mind and will. May you not fail him. I'm now at peace. Your journey, though, has just begun. Ecco dov'era la mia lancia, maledetti! ecco la mia lancia di fine gioco, dov'era? Say, what's to come of destiny if he steps out of that mural? I make a living by reading what was written. The signs alone tell what's to come. What's to come is what's not yet written. No one can read what's not written. Destiny is written in what's done. What's done shapes what's to come. None escape. It's all written for me, if only I uncover all that occurred. So? There really is something even you cannot read. That's good. Very good. So io cosa è successo? Gli ho fatto il culo. E c'ho anche la mia lancia di fine gioco. Anche se il gioco l'abbiamo finito. Salve, sono tornato. Quanto è cattivo vestito così comunque. Volta azzurra, possiamo diventare Erlang? Ah no, bugia, questa è la trasformazione della scimmia. Bello, la scimmia di pietra. Nastro celestiale, vabbè, un po' di robetta, grazie. Beh, abbiamo finito per la seconda volta Wukong, ragazzi.
Posso avere, posso, può esserci scritto. Ecco la lancia con tre punti a doppio taglio. La mia arma preferita. Fine gioco, fine serie, fine tutto. Mortacci vostra. Cioè, per finire la mia build definitiva, devo per forza fare sta boss fight. Madonna mia. Meno male che l'abbiamo affrontata più tardi possibile con oggetti di endgame. Allora, io mi... un attimo, riassetto due secondi, dove il mio cuore ormai è andato non so dove, vado a recuperarlo e parliamo del gioco. Eccoci qua ragazzi per parlare del gioco, mi sono un attimo riassestato, ma prima di farlo dobbiamo ancora leggerci due cose. Ovviamente la boss fight, quindi Erlang, la sacra divinità, ma è apparso anche il bimbo Buddha, quindi andiamo ad approfondire una volta per tutte anche questo personaggio. Iniziamo da lui proprio. Il tavoliere e la terra, i pezzi, il firmamento, i colori dello Yin e dello Yang obbediscono senza proferir lamento. Con mosse discrete si mescolano rivoluzioni, ridendo, lodano una partita priva di conclusioni. Maitreya era rimasto nella grande pagoda per un lasso di tempo ignoto. Quando giunse la sacra divinità, il murale era ancora incompiuto. Sapevi... mi sono perso, aspettate. Sapevo che saresti venuto, disse Maitreya con un sorriso. La sacra divinità salutò unendo le sue mani a forma di coppa. La tua saggezza non ha eguali, venerabile. Avrei sicuramente previsto questo giorno sul monte Wauguo. Vabbè, i nomi sono quelli, Quindi ti imploro, liberami dal mio tumulto interiore. Poiché il tuo tumulto deriva da Sun Wukong, è lui a doverne rispondere. È morto, disse la sacra divinità, con voce tremolante, come se non volesse pronunciare la parola. Ti ho già aperto il sentiero, là nessuno ti disturberà, prenditi tutto il tempo necessario per meditare, disse Maitreya facendosi da parte. Immediatamente dalla parete opposta entrarono vento e neve, diffondendo il gelo per tutta la pagoda. La sacra divinità fece un passo avanti come ordinatole, fermandosi sul bordo del vuoto. Si voltò e disse, entrando in questo dipinto del Monte Mei oggi, la corte celeste non riuscirà a trovarmi. Venerabile, il monte Lingshan verrà a conoscenza delle tue azioni. Maitreya rise, ci siamo già incontrati prima, l'Erlang Shen che conosco è molto più brutto di te. Dopo queste parole la sacra divinità non aggiunge altro e avanzò tra il vento e la neve. Quindi... hanno interagito prima sia Erlang sia il bimbo Buddha e da quello che ho capito io della boss fight è come se Erlang abbia perso con Sun Wukong e sia rimasto in una sorta di loop. Non ho capito benissimo questa parte del fatto che lui sta andando in questa altra dimensione, in questa sorta di dipinto strano. Come sapete, la cultura cinese è strana, sto gioco è strano. Leggiamoci Erlang, vediamo se riusciamo a capire qualcos'altro. Nei cieli alti brillano i suoi talenti come fiori di prugna puri e luminosi. La sua forma sfida la neve d'inverno, un essere sacro di luce radiosa. Con cuore elevato non rivendica parentela con l'imperatore sovrano. Il suo spirito nobile oscura le stelle, svelando la grande pagoda. Queste sono solo scimmie, nessuna di loro ha qualcosa di velore. Un soldato celeste usò la sua lancia per girare un cadavere, lamentandosi con il suo compagno. Davanti a loro giacevano i resti della battaglia al monte Wauguo. Rocce frastagliate, antichi alberi carbonizzati dai fulmini e corpi sparsi per il paesaggio. Le cose buone sono tutte nella grotta del velo dell'acqua. Noi dobbiamo solo ripulire il campo di battaglia, rispose il compagno. Vero, facciamo solo il lavoro sporco, finendo quelli che non sono ancora del tutto morti. Con ciò il soldato celeste infilzò la sua lancia in un cadavere e la tirò fuori di nuovo. Controllarono metodicamente ogni corpo fino a raggiungere un grande masso. Il soldato celeste bussò sulla pietra. Vedendo ciò il suo compagno disse, «È solo una roccia, cosa ti aspetti di trovare?» Il soldato celeste rispose, «Non lo sai?» Questo è Sun Wukong. Il compagno sembrava perplesso. Sciocchezze, come potrebbe essere Sun Wukong? È morto prima con i suoi sei sensi recisi e dati ai re Yoguai. Nato da una pietra e ora senza sensi. Naturalmente si è trasformato di nuovo in pietra dopo la morte. Fandonia, disse il compagno. Non ci credi? Il soldato celeste si vantò. Ero in prima fila nella formazione e l'ho visto chiaramente. Quando hanno smembrato il suo corpo, persino la sacra divinità ne ha preso un pezzo.
Il compagno curioso chiese: non ricordo che tu fossi in prima fila, è vero? Persino la sacra divinità ne ha preso un pezzo. Ho visto tutti quei re Yogwai dei regni inferiori oggi. Pensavo che solo gli Yogwai prendessero cose da altri Yogwai. Non è uno Yogwai qualsiasi. Una volta gli è stato concesso il Buddhahood. Corresse il soldato celeste. Perché la sacra divinità dovrebbe prendere quello? Non è considerato sfortuna? Chi lo sa? Sun Wukong era potente, forse consumarlo sarebbe altamente benefico. Risero entrambi di cuore. Ehi, guarda questo, disse il compagno, notando qualcosa di bianco accanto alla pietra. Lo raccolse e scoprirono che era un ramo di fiori di pruno, bianco come giada, puro come neve, che fioriva fragrante. Il soldato celeste si chiese: come possono esserci fiori di pruno sul monte Wagwo? Il compagno disse: questo sembra un po' come... Prima che potesse finire, una punta di lancia gli trafisse il petto, emettendo una luce dorata che disperse persino l'anima all'interno della sua armatura. Il soldato celeste guardò oltre la spalla del compagno caduto, scioccato. Prima che potesse reagire, la luce dorata lampeggiò di nuovo. Le nuvole bianche passarono, lasciando di nuovo la cima della montagna in tranquillità. Quindi Erlang l'ha praticamente ucciso. Non ho capito niente. Ve lo dico in maniera brutale. Non ci ho capito niente. Devo andarmi a rileggere probabilmente i dialoghi che abbiamo con Erlang, perché mi pare di aver capito che lui abbia perso. Oppure stava parlando di Sun Wukong. Non ne ho idea. Forse stava parlando di Sun Wukong a questo punto. Quindi sì, Sun Wukong ha perso con Erlang ed è rimasto ucciso. Anche se... No, in realtà non è rimasto ucciso da Erlang, perché poi l'ha catturato e l'hanno ucciso quando abbiamo visto quella scena, quando abbiamo fatto la missione del rettoro, abbiamo visto quella scena dove c'erano tutti i re Yogwai intorno e lui stava morendo con il rettoro, quello stava... gli stava dando l'ultimo saluto. Quindi non si è ben capito questa cosa. È una cosa che dirò anche nella parte di recensione tra pochissimo. Non si è ben capito se il primo episodio, la parte iniziale del gioco, viene prima o dopo la parte che abbiamo visto del rettoro. Penso che venghi prima, cioè che c'è prima la parte che abbiamo visto all'inizio del gioco e poi lo uccidono umiliandolo e facendogli, levandogli i sei sensi che abbiamo visto, che poi sono le reliquie. Molto bene, abbiamo letto anche questo e parliamo adesso del gioco. Sono qui nel capitolo del rettoro, giusto così, giusto per farci due passi, ma vorrei partire subito dai punti negativi, perché non sono super negativi, però vanno detti, e direi proprio di partire dai bug che abbiamo riscontrato, soprattutto anche nella boss fight di Erlang. Bug che stiamo parlando della versione PS5, quindi ci tengo a ribadirlo. Anzi, facciamo una cosa importante anche in questa parte recensione: vorrei mettere la modalità prestazione, vediamo se riesco. No, non prestazione, qualità, esatto, anche per testare, perché prestazione, oddio santo, mamma mia, addio FPS. Prestazione se l'è cavata bene, ma si notava tantissimo il downgrade che riceveva il gioco, soprattutto le nuvole proprio diventavano pixel infiniti e laggava anche parecchio in alcuni punti concitati, anche nei filmati abbiamo visto nella boss fight di Erlang, piccava un po' il gioco, quindi a livello di prestazioni non siamo proprio al top, e adesso che stiamo provando la qualità si vede che è tutto un pochettino scattoso, laghettoso. Quindi già possiamo dire che PS5 è già una console vecchia e siamo soltanto a metà del suo corso di vita. Quindi GG Sony, ma oramai Sony ci ha abituato che non se la sta cavando bene in questo periodo. Ma lasciamo perdere questo discorso, parliamo di Wukong più nello specifico. Ora, io dovrei affrontare sta cosa. Ah, vi faccio vedere giusto una cosa, raga, prima di parlare. Madonna santa, quanto lagga, raga. Però la facciamo così la recensione, voglio farvi vedere la mossa che tanto volevo usare nella serie. Questa qua. Che cacco di figata. Cioè, immaginate di noi fare l'ultimo capitolo con quest'arma, sarebbe stato fichissimo. Anche ho ottenuto un pezzo di armatura, fantastico.
Parliamo, iniziamo il discorso seriamente. Quindi, problema di bug di prestazioni PS5 ci sono. Non sono bug che vanno a compromettere l'avventura, perché con un ricaricamento e uno spegnimento del gioco si va a risolvere la situazione, fortunatamente. Però ci sono, e quindi vanno segnalati, sicuramente in fase di recensione. E anche a livello di prestazioni non siamo proprio al top. A livello di la qualità di prestazioni, la modalità prestazioni, diciamolo meglio, modalità prestazioni va bene. Alla fine si riesce a giocare abbastanza agilmente. Quella qualità la stiamo vedendo adesso. Per me è un po' troppo scattosa, ma ci sta, perché alla fine comunque vuoi l'impatto grafico, ti becchi il laghettino. Vuoi l'impatto di prestazione, ti becchi le sgranature, il downgrade dei pixel, eccetera, eccetera. Detto questo, voglio parlare di un altro punto negativo, ovvero quello che ho tanto lamentato per tutto il gioco. Il fatto del target. Sembra come se ci fosse una collisione fra il target automatico della scimmietta, che punta la parte giusta da colpire, e il target effettivo manuale, quello che mettiamo alla boss fight. È una parte negativa che si muta solo e soltanto con le boss fight grosse. Questo ci tengo a ribadirlo. Ma è come se la scimmietta colpisce le parti che può raggiungere, quindi nel caso delle boss fight grosse colpisce i piedi, colpisce le cose raggiungibili, mentre il target manuale che mettiamo lo mette molto più in alto, e quindi è come se si creasse una sorta di collisione. Quindi a un certo punto la scimmietta non sa più cosa colpire e quindi colpisce il vuoto. È successo parecchie volte, lo avete anche visto secondo me in alcune boss fight, soprattutto nell'episodio 17 dove ho sclerato di brutto. E quindi è un po' paragonabile alla telecamera di Elden Ring, ma in generale tutte le opere From. Telecamera che non è sempre impeccabile. È una cosa molto simile, soltanto che qui la telecamera è gestita molto bene, non è gestito bene il target. Quindi secondo me è un problema diverso, ma comunque abbastanza simile. Un'altra parte negativa, ed è l'ultima, è la trama. Perché la trama, fino al capitolo 4, devo essere sincero, non si capisce molto. È un gioco che dà molto per scontato che tu sappia, che tu sappia del viaggio in Occidente, e soprattutto sappia qualcosa anche della cultura cinese. Quindi è molto mercatocentrico come gioco. Però a un certo punto ti fa capire, dal capitolo 4 e anche il capitolo 5, ti fa capire molto di più, perché i filmati vanno ad accompagnare molto di più la trama che ti viene raccontata. E quindi secondo me i primi capitoli sono un po' dispersivi, anche con le descrizioni che abbiamo letto. Io nei primi capitoli non stavo capendo granché, per poi arrivare nel capitolo 4, nel capitolo 5, complice anche forse il fatto che abbiamo anche incontrato personaggi effettivamente importanti per la trama, come Zubaij, il Retturo, eccetera, eccetera. Di lì inizia a capirsi molto di più, inizia a essere molto più interessante la trama, per quanto sia molto semplice. Alla fine la trama principale è noi che dobbiamo riprendere i sensi di Wukong per risvegliarlo, fine. La trama vera e propria, un po' come funziona anche le opere di From Software, è tutto ciò che c'è intorno, quindi la lore, la famosa lore, è proprio quella. Mi ha dato questa impressione che nei primi capitoli è un po' dispersiva, per poi andare a aggiustarsi di parecchio nei capitoli finali. Quindi è una cosa negativa a metà, però secondo me, essendo che mi ha dato questo senso di dispersione, lo voglio mettere nei punti negativi. Parliamo adesso dei punti positivi, perché i punti negativi sono solo questi, a mio parere. Anzi, facciamo così, guardate. Allora, ragazzi, perché non abbiamo finito il gioco con quest'arma? Sarebbe stato fantastico. Allora, dei punti negativi e dei punti positivi, ovviamente. Non ho fatto a caso la mossa con la lancia. Tutto l'arsenale che abbiamo nel gioco è fantastico, ragazzi, è fantastico tutto l'arsenale che c'è. Il danno è una cosa positiva che ho detto anche di Enotria, ovvero abbiamo
tantissimo arsenale. Abbiamo il cimelio, lo spirito, la trasformazione, le pose del bastone. Abbiamo le magie. Abbiamo qualsiasi cosa che potrebbero rendere il personaggio principale sbroccato rispetto agli altri, ma in realtà non è così. È soltanto che possiamo combare bene le cose per riuscire a sconfiggere in maniera agile tutti i nemici. Ed Erlang, la boss fight di Erlang che abbiamo fatto poco fa, è l'esempio lampante di come abbiamo concatenato tutte le cose che ci offre il gioco in maniera perfetta per sconfiggere la boss fight più difficile del gioco. Perché noi abbiamo usato tutto. Io ho usato qualsiasi cosa mi dava il gioco per sconfiggere Erlang. Chi non l'ha notato, nella parte finale dove l'abbiamo sconfitto, la prima fase sto parlando, la fase dei giganti, chi non l'ha notato, io ho evocato le scimmiette, ho preso un consumabile che è la pillola di fiamma vitale settenaria, che mi ha ridato la magia indietro, e ho riusato la ciocca della moltitudine. Quindi ho usato due volte la ciocca della moltitudine sfruttando i consumabili. Quindi avete visto, io ho sfruttato tutto: il donabile, il cimelio, le magie, la trasformazione, tutto. Io ho sfruttato tutto e siamo riusciti a sconfiggere la boss fight più difficile del gioco. E altro punto a favore: le boss fight. Le boss fight sono stupende. Tra l'altro, c'è anche da dire come sono tantissime boss fight e la maggior parte sono tutte boss fight uniche. Questa cosa è incredibile. Non vedevo un lavoro del genere veramente forse da parecchio tempo, perché Elden Ring ricicla molto le boss fight e le ricicla al 100%, non è che cambia qualche mossa. Qui invece, quando c'è qualche riciclo, cambiano anche le mosse. O meglio ancora, cambia il modo in cui i mostri concatenano gli attacchi. Quindi è completamente un'altra esperienza a livello di boss fight, nonostante stiano usando la stessa. Molto molto bello. Le boss fight anche a livello scenico sono stupende. Confermo, Erlang, la boss fight più difficile del gioco, forse anche la più bella, considerando anche le due fasi dopo, quelle dove c'è la scimmia gigante. Bellissima, bellissima. Su Wukong, boss fight incredibile. La boss fight della Mantide mi è piaciuta da morire, ma ce ne sono anche altre, tornando più a ritroso, bellissime. Nonostante siano difettose le boss fight grosse, scenicamente sono stupende. Quindi anche sotto quel punto di vista le boss fight, tanta tanta roba, stupende. Vorrei mettere appunto anche la trama come cosa positiva. La vorrei mettere sia come cosa negativa che positiva. Però effettivamente dal capitolo 4 la trama a me ha preso da morire. Tutta la storia di Zubayj con la regina dei ranni, incredibile. Il fatto che da lì effettivamente si capisce che è tutto un seguito del viaggio in Occidente, i brividi, mi sono venuti i brividi. Cioè, nonostante io non conosca niente del viaggio in Occidente, mi sono venuti i brividi scoprendo questa roba. E poi la storia del Re Toro, assurda, assurda. Il figlio che è nato da quel liquido, quell'acqua strana che ha bevuto la moglie. Robe assurde, perché hanno dovuto punire il Re Toro che ha aiutato Wukong. Raga, posso anche aver capito male io, però robe assurde che comunque ti fanno sia gioire, perché effettivamente è la parte che più si capisce della trama, ma anche mettere qualche dubbio per dire: no, ho capito bene, perché la lore cinese è così tanto contorta che tu quando leggi qualcosa dici: ma ho letto bene. E quindi ecco perché ve la voglio mettere sia come punto negativo che come punto positivo, perché è confusionaria ma è bella allo stesso tempo. E quindi secondo me sono due facce della stessa medaglia. Detto questo, per quanto riguarda anche il bilanciamento, secondo me è fatto abbastanza bene. Anche a livello di build si possono fare parecchie build, e ho scoperto anche che in New Game Plus noi abbiamo altre build, abbiamo altre armi, altre armature, e quindi la cosa si va ancora più a ampliare. Molto bello questo fatto, molto bello che New Game Plus comunque aggiungano roba, e non è soltanto rifare il gioco più difficile, ma effettivamente c'è qualcos'altro anche da prendere, da testare.
mi piacerà molto questa cosa. E per il resto, ragazzi, direi che Wukong è forse uno dei candidati migliori per il GOTY di quest'anno. Per adesso, secondo me, ce ne sono soltanto due di candidati. Sicuramente ce ne saranno altri, però a contendersi il titolo, secondo me, fino adesso c'è Black Myth Wukong e Final Fantasy VII Rebirth. Ora usciranno i vari Metaphor, Re Fantazio, uscirà Dragon Ball, anche se Dragon Ball secondo me verrà nominato, ma non penso possa vincere. Ci spero, più che altro perché spero che alla fine, nonostante tutto quello che gli stanno dicendo contro, alla fine esca un bel gioco. Sto parlando di Dragon Age. Dragon Age sta vivendo un bruttissimo momento, perché chiunque l'abbia provato, e anche dai trailer si evince che non so che gioco sarà. Però eccoci, secondo me lo nomineranno comunque, come nominano quasi ogni anno Assassin's Creed, anche se è molto improbabile che vinca. Secondo me lo nomineranno, però difficilmente. Io ripeto, verranno candidati e potranno contendersi il titolo, per adesso soltanto Black Myth Wukong e Final Fantasy VII Rebirth. Vedremo più avanti anche con Metaphor se c'è qualche altro candidato degno. Ma detto questo, ragazzi miei, io vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per aver visto la serie di Wukong. E niente, noi ci vediamo alla prossima serie, che vi ho già spoilerato essere Re Fantazio, e ve lo ridico. Prossima serie sul canale, tra pochissimo, forse domani, dopodomani, già esce il primo episodio, Metaphor Re Fantazio. Ci vediamo al prossimo video.